Ciao amici di Pronti a Tutto, oggi facciamo l'ultimo video del 2013, ma oltre a farci gli auguri, approfittiamo anche dell'occasione per vedere il rapporto del prepper con un elemento tipico di questo giorno dell'anno, il cotechino. Ed eccolo qui. Il cotechino è un alimento da prepper? Sì, decisamente, può valer la pena prenderne qualcuno da mettere nelle nostre scorte, specie nei prossimi giorni quando finita la stagione cominceranno ad esserci gli sconti. Perché? Perché è a lunga conservazione, una scatola di questo alimento non eccezionale, diciamo, ma comunque commestibile. Ha una scadenza che va intorno a 1 anno e mezzo, 2, a seconda del tipo che prendete. Non ha bisogno di essere conservato in nessun modo particolare. Ed è una buona fonte di proteine, più che altro di grassi e quindi di calorie. Prepararlo è relativamente facile, basta buttarlo in pentola per una ventina di minuti e a quel punto lì è pronto. E a quel punto lì sicuramente abbiamo aggiunto alle nostre scorte una buona fonte di calorie e di proteine. Oh, ma non finisce qui perché ovviamente, pensando da prepper, tutte le cose devono avere un valore in più e un utilizzo in più, e questo è anche il caso del cotechino. Facciamo più che altro questo esempio un po' come scherzo, un po' come dimostrazione, ma anche come esercizio mentale per avere questo stesso tipo di approccio tutte le volte che è possibile. Allora, il cotechino verrà buttato in pentola, verrà cotto, ma al suo interno, anche se proviamo un attimino a sentirlo e a massaggiarlo, ci rendiamo conto che c'è qualcosa di viscido, di grasso e di con una sostanza quasi un gel all'interno. È appunto la gelatina, è anche il grasso stesso del cotechino, cosa che in una condizione normale faremmo benissimo a non mangiare perché è estremamente dannosa, colesterolo e cose di questo genere. Potremmo pensare di consumarla lo stesso in una condizione di emergenza proprio per acquisire tutte le calorie in più di cui abbiamo bisogno, ma in una condizione normale questa verrebbe buttata, a meno che non siete dei prepper, sappiate farne addirittura una lampada. Ed ecco qui la nostra lampada, fatta, finita, costo zero, come sempre, efficace, utile. Contrariamente a quello che potremmo pensare, non ha neanche un cattivo odore, perché probabilmente tutte quante le sostanze vengono bruciate direttamente, quindi non hanno occasione di emanare il loro profumo, a meno che non abbiate probabilmente un olfatto estremamente sottile. Detto questo, non mi resta che augurarvi buon anno, ci vediamo nel 2014.
divertitevi stasera con testa e niente, alla prossima. Ciao e buon anno!